Catania, il nostro Peppe Di Stefano. Siamo ovunque, cioè, siamo già a Catania, siamo... Siamo pronti, nati pronti, anche io e te, Davide. Comunque, dicevamo che Peppe Di Stefano... Ti ho interrotto, hai ragione. Ecco, ciao, Peppe. No, c'è un ex qui, Nicola Legrottaglie. Non so se Peppe magari ha deciso di parlare proprio con lui. Ciao. Sì, abbiamo parlato con Legrottaglie, abbiamo parlato anche con Maran. Vi dico, il programma è entrato agli allenamenti del Catania che si è chiuso pochissimi minuti fa. Il Catania si ritroverà alle ore 19 perché proprio a quell'ora comincerà il ritiro prepartita. Vi dico che Maran ha parlato di sogno, ha parlato anche Legrottaglie, ha detto questo è un treno che domani passerà a Catania, è passato 47 volte, nessuno l'ha preso, domani noi contiamo di prenderlo. Quindi di poter entrare nel piccolo nella storia della Juventus indirettamente. Lui ha detto, Legrottaglie ovviamente intendo io, che alla Juve sono stato benissimo. Per quanto riguarda la formazione, il Catania cambia, e questa è la novità. Il Catania giocherà con un 3-5-2 e quindi non con il solito 4-3-3. Se sarà l'esordio dal primo minuto di Rolin, il difensore uruguaiano più pagato nella storia del Catania, 3.800.000 euro, sarà l'esordio dal primo minuto e l'esordio in generale in Serie A. Giocherà in difesa con Legrottaglie e Spogli, al centrocampo a 5 con Izco a destra, Marchese a sinistra, al centro il trio Lodi, Almiron e Barrientos, che ha vinto il ballottaggio con Viaggianti. In avanti invece giocherà Berghessio insieme alla Papu Gomez. Ci saranno 22.000 spettatori, 10.500 gli abbonati, 11.500 i biglietti venduti. C'è una temperatura in questo momento anche calda, ci sono 22-23 gradi, vedremo domani perché è prevista un'acquazzone, però vi dico che l'ambiente è molto sereno, c'è tanta carica in casa Catania perché si vuole provare a riscrivere la storia. Grazie Peppe, grazie per tutti gli aggiornamenti, magari più tardi saranno altre novità, sei stato esaustivo insomma nel raccontarci qual è il clima e non solo a livello di temperatura che si respira per questa grande partita. Domani...